Bisogna fare le pulizie, ci sono le pulizie pasquali, ma anche quelle natalizie, bisogna. Quando ci No, troviamo? quindi no, andiamo a Andiamo festeggiare, arriva il Natale, mangiamo, mangiamo, Stiamo stiamo ripulendo il tutto, Natale. ecco. La. Quando mi vedo, quando ti vedo, quando Ci ci siamo. vediamo, quando ci vediamo è una gioia. Gioia. Il Natale sia con voi, il Con il tuo Natale ogni spirito. giorno, perché se non è Natale tutti i giorni è Natale, mai. Mai. C'è una nascita costante, ecco, un'incarnazione costante dell'essere umano nell'essere umano e noi attendiamo che questo essere umano possa manifestarsi con tutta quanta la sua forza nella nostra vita e poterci illuminare, illumina le menti, ecco, Luce, luce dona luce, alle menti elementi. e gioia infondi nei cuori. Questo era un canto, te lo Canto ricordi, se. un canto natalizio. Pace era però. Pace in fondi nei cuori. E poi c'era il Velo maestro di pietoso coro che chiudeva, proprio. da È da Alter, Francesco Errante. grazie, grazie davvero per questo bel momento, che gioia entrare nelle vostre case, nelle vostre. Pupille gustative per consegnarci questo privilegio proprio del Natale, della gioia del Natale, essere Santo trasportatori. Natale, Santo Natale, Santo spero di Natale. trovarvi addobbati veramente per come il Natale merita di trovarci. Ecco, creiamo il distinguo, stiamo facendo un piccolo lavoro di distinguo, no? Il discernimento, la possibilità a tutti gli esseri umani di non confondere Babbo Natale con Gesù Bambino, l'albero di Natale col presepio, perché molte volte l'uno è alternativa all'altro, come si dice Beh, nelle si dice, nostre famiglie, Alper. stanno ancora un edicis, si fa l'albero, fa il presepio, perché, ma quasi quasi facciamo tutti e due, perché l'albero è bello, il presepio è bello. Infatti, poi si sceglie, dice, ma quest'anno è un Natale all'insegna proprio dello sparso, che è la giusta opposizione, è proprio l'antitesi del Natale, quindi separiamo. Qualcuno potrà accusarmi di integralismo, ma io propongo la separazione fra Babbo Natale e Gesù Bambino, l'albero di Natale e il presepio, che è rappresentazione proprio di questa attesa silenziosa, spasmodica, emozionata, no? Abbiamo perso proprio completamente il senso del Natale. A sfavore del Natale, inteso come evento cristiano, uno degli eventi centrali della cristianità, perché poi non dimentichiamo il momento pasquale, forte, ma veramente forte. E quindi momenti forti, l'Avvento e la Pasqua. Viviamo, entriamo per come merita il momento natalizio d'essere vissuto e quindi creiamo questa differenziazione fra il Natale, usualmente detto, lo scambio dei regali, tanti auguri, ecco, gli auguri, che senso hanno? Gli auguri hanno senso solo e soltanto perché riconoscendoci necessari, bisognosi, bisognevoli di un aiuto, questo aiuto che è super omnes, che sta sopra gli uomini, arriva con Gesù Bambino. Ecco, quindi auguri perché Gesù Bambino
ha sentito il tuo grido disperato ed è arrivato in soccorso a tutta quanta l'umanità, a tutti gli uomini, senza creare distinguo di classe, di religione, e di PIL. A proposito di PIL, Alter. Il 5%, il PIL degli Stati Uniti, ci siamo svegliati proprio in questo periodo di Natale con lo schizzo del PIL statunitense a più 5%. Una vera e propria soddisfazione per il grande Obama e noi d'altro canto contrapponiamo, ecco, come Unione Europea e come Italia la ristrettezza economica. Non dimentichiamo quanti miliardi ha letteralmente immesso nel circuito economico il governo americano, a differenza di quanti miliardi di euro vengano immessi dall'Unione Europea, dall'Italia in particolare, nel circuito economico nazionale e internazionale per fare sempre le stesse manfrine, sviluppare sempre gli stessi giochini a favore di questa unione bancaria a discapito di un'altra unione bancaria. Insomma, è veramente una prospettiva e una capacità di azione governativa completamente diverso, per cui non c'è da meravigliarsi, anche se ribadiamo tutto quanto lo stridore dell'America, perché un'America così liberale quale vuole proporsi è inaccettabile che contenga ancora la possibilità di condannare a morte un essere umano, a prescindere dalle sue colpe, perché se Gesù bambino dovesse tenere conto, se il Dio creatore dovesse tenere conto delle nostre colpe, non certo avrebbe consegnato questo ausilio, questa ricchezza, che è appunto il celebrare il Natale, questo memorial, questa memoria che ci portiamo appresso da tanto tempo. E a proposito di memoria, non dimentichiamo quanto importante sia il momento che viva il sindaco Pasquale Iasco, nostro amico nei momenti belli ma anche nei momenti brutti, e quindi grazie a Luca Chito, buon Natale anche per te, per i tuoi familiari, per tutta la ricchezza morale e umana che possiedi. Con Luca ci colleghiamo direttamente col gabinetto del sindaco. Sindaco, grazie, eccolo là, Pasquale Iasco, sindaco di Pecorina da un pezzo. Un saluto a tutti quanti voi, a quelli che ci stanno vedendo. Sindaco, un momento. È un ringraziamento, vi devo dire grazie dal profondo proprio del buco centrale del cuore, dove c'è l'accumulo di tutta quanto l'umanità che ci sta negli esseri umani. Sindaco, un momento difficile, però noi vorremmo che lei ci consegnasse un pensiero, no? Sappiamo quanto mafia Pecorina o pecorina della mafia sia stringente come momento. Ci consegni, ecco, un afflato proprio di umana e natalizia serenità. Grazie, lo devo dire io a voi, per avermi dato modo di arrivare nelle case e nelle casupole dei culapponte, ma soprattutto nel cuore. Lo dicevo prima, proprio nel buco del cuore, dove ci si concentrano tutte le energie corali dei cuori, di quelli che vivono, lavorano, respirano, stando a Pecorina da un pezzo. E la cosa che mi ha proprio sdomato e che mi viene il nodo alla gola, che mi viene il nodo alla gola, è che dell'aldilà che ricevevo decine e decine di telefonate DM, e che tutti tentavano di carpare il DM perché mi sanno che fondamentalmente io ho questo buonismo che mi pervade, questa attenzione altruistica, che mi ho beccato un'altrosi proprio per guardare all'altro, e dal di là che mi arrivavano, dicevo, decine di telefonate,
dal di là, che sono 10 giorni che dall'aldilà non mi arriva, cioè dico la verità, mi è arrivata una sola telefonata, mi ha chiamato Benigni, Roberto Benigni, che voglio ringraziare pubblicamente. L'unico che mi ha telefonato è stato Roberto Benigni, per darmi la solidarietà, per darmi la vicinanza, per propormi, dice, possiamo organizzare dei corsi di formazione professionale per diventare teologi, esegeti, scatologici, di poter commentare, parlare, andare a fare la televisione la parola di Dio, dei 10 comandamenti, dice, poi possiamo andare a discutere della verginità, dei dogmi, della verginità della Madonna, dici, delle 3 persone in una persona, possiamo andare a discutere di queste cose, di modo che tu intanto studi e non ti affossi psicologicamente all'interno di questa disperazione che mi pervade nel momento, anche per propormi un percorso presso o via discorrendo o compagnia belle, delle opere belle, compagnia bella delle opere belle, un percorso di recupero all'interno di una comunità. Signor Sindaco, sono Alter, volevo dirle, il fatto che non l'abbiano telefonata, no, può essere un atteggiamento di, non dico di codardia, ma insomma di paura, perché dici mi intercettano, e se poi mi intercettano, una preoccupazione che voglio dire è umana, non è un avercela contro di lei. Alter, io ti devo dire grazie Alter, ti devo dire grazie, grazie Alter. E come potrei dire grazie Mario, grazie Mario. Per il comune Capanna Ludoteca, grazie Mario, grazie Mario, per tutto quello che tu pensi nei miei confronti, ma io ti devo, alla tua domanda devo rispondere con un'altra domanda. Come mai voi mi avete telefonato? Come mai voi non avete avuto la paura, quella che chiami tu la codardia, di non telefonarmi? Voi mi avete telefonato perché, come diceva Bonanni nanna, acqua chiara non si spagna di giù. Se niente di male hai fatto, niente male ti può essere fatto. Allora dico che se quelli che mi hanno intercettato intercettano quelli che mi telefonano, quelli che mi telefonano evidentemente hanno dei problemi loro, però grazie. Il sindaco Iasco ci mette la fascia, ecco. Il sindaco Iasco ci mette la fascia come ce l'ha sempre messa, non c'è la paura. Il sindaco Iasco ci mette la fascia anche perché tengono male il capo. A aprirmi, a far uscire di dentro i figli da Condugolini, niente poco di meno che. Quale Condugolini? È confuso. Che lo confuso, la Piera Capo. Vabbè. Comunque, no, io non vengo qua a fare la cultura generale, né tantomeno per fare i commenti alla Divina Commedia. Dico semplicemente che se la gente non mi chiama come mi chiamava prima, evidentemente c'è qualcosa che non torna nel loro comportamento. Vabbè, sindaco, il tempo è quello che è. Un augurio, un pensiero conclusivo, visto che siamo proprio nella giornata del Natale, io penso che lo aspettino e sia doveroso da parte sua rivolgerlo ai culapponte, allora, quelli che stanno affegando. Io l'unica cosa che ti voglio dire, non è tanto un pensiero, che io non c'ho pensiero, il Natale è la venuta di Gesù bambino in terra, e quindi è la famiglia, eccetera eccetera. Sì. Io non sono in condizione di discutere di queste cose, voglio semplicemente sottolineare un fatto di questa possibilità che mi date, che se sono quello che sono, la colpa, ma anche il dolo direi, è di quelli che mi hanno eretto, di quelli che mi hanno eretto, che del giorno successivo di quando mi hanno eretto, che cosa hanno, i 18 ci sono state le erezioni, i 19 hanno iniziato a bombardarmi di telefonate a mi chiedere comparaggi, e comparaggi per un battesimo, e comparaggi per la comunione, e comparaggi per la cresima, e comparaggi per un matrimonio, e comparaggi per le nozze d'argento, e comparaggi per le nozze d'oro, e comparaggi per le nozze di diamante.
che praticamente stava giunto a chiesa, stavo più in chiesa che non a comune, tanto è vero che il parroco dice, signor se volevamo spostare a cano, un ufficetto, una succursale, e poi il giorno dopo, di che io ero diventato loro, cominciavano a tempestare e a bombardare di telefonate per chiedermi il favore particolare, vedi che cosa puoi fare per questo, vedi che cosa puoi fare per quello, inventando loro propriamente loro il voto di scambio, a quale io come un gaggio mi sono sottoposto, ma l'ho fatto per il mio altruismo, perché guardo sempre all'altro e tanto è vero che soffro di altrosi, proprio per questo motivo, lo so io dolori che passo quando ci sono i cambiamenti del tempo, quando mira la tramontana, ma pure quando c'è le vie del borgo e sento il ribollire dei tini e l'aspro odor dei vini, mi viene nelle narici a risvegliare stormicelli neri di Egliesu e i miei pensieri esuli, che fine fanno? Allora ci dico, la responsabilità è anche la vostra, il voto di scambio l'avete inventato voi, non l'abbiamo inventato noi, non l'ho inventato io. È questo che vi voglio dire, riflettete, andate nella riflessione, mettetevi davanti a specchio, guardate la vostra immagine e riflettete. Io intanto me ne sto nella mia solitudine sofferente o nella sofferenza solitaria che dir si voglia, perché non ho paura. Il sindaco Iasco ci ha sempre messo la fascia e continuerà a metterci una fascia. E ultimamente, siccome mi sono calati gli organi genitali, metto anche il sospensorio. Va bene. Santo Natale a Santo tutti Natale. Quanti. Santo, ti voglio Natale. Bene. Santo Natale a tutti quanti. Santo Natale a Luca Chito, Santo Natale al direttore Luca Sabato, Attilio Sabato, Santo Natale a Luca Formosa, Carmela, immagino che si incazza a dottoressa Formosa. Ma intanto quando ti arrivo un lapis, sei in diretta, non è che puoi andare addietro e cancellare. Statevi bene a tutti. Buon Natale sindaco, è una tragedia perché lui parte, poi parte e gli si assommano. A proposito, quella che è uscita dalla testa che ha detto un po' duro, Atena era senza madre e viene fuori dalla testa di Zeus. Bravissimo. Va bene, allora saltiamo a Pieppari questo momento che è terminato, diciamo, nella confusione, ma d'altra parte mi sembra giusto che la confusione richiami confusione laddove impera sempre più il nostro egoismo. Torniamo tra poco e il nostro meraviglioso Luca Chito vi consegna qualcosa da vedere e da sentire. Siamo solo no, innalzamo la mattina presto, pendigli subito a corcare che si è fatto tardi, domani mi via a lavorare. Simo solo no, e ne puzza tutte specie la fatica, intanto tu va rapa e aspetta, mi lancia la potiga. Simo solo no, e ne pregoniamo proprio di niente. Simo solo no, e ne frega da gente, di nessuno e di niente, ne ne frega di tutti quanti. Simo solo no, solo no, e avemo dato faccia romunno, l'amo fatto tonno, senza tappe e senza funne, ogni giorno te lo munno. Simo solo no, avemo dato faccia romunno, e fregamo in modo regolare, a così paranormale. Nessuno si impressiona e a mia saforgia mi farà che era buona. Simo solo no, scandati dalla pedofilia, dalla pedopornografia, intanto che il cardinale si consegna solo alla polizia. Simo solo no, e ne dispiace dello sfruttamento e della prostituzione. E poi partiamo per Cuba, per l'Olanda, per la Romania, che lei picciriggia di compri per una fissaria. Simo solo no, simo solo no, siamo popolo di fatti che non sopportano mortificazione e perciò cangiano la coalizione. Simo solo no, ma no per partito preso, ma per partito fatto, abbiamo fatto un nuovo partito, il partito dei fatti. Simo solo no, solo no. Bravo, bravo. Siamo solo quelli che non hanno voglia di far niente, rubano solamente. Siamo solo noi, generazione di sconforti.
caro mondo, l'hanno fatto tonno, senza tappe, senza funne, ogni giorno te lo munno. E abbiamo dato faccia romuno, l'hanno fatto tonno, senza tappe, senza funne, ogni giorno te lo munno. E la gioia del Natale sia con noi e con il tuo spirito, con tutti gli spiriti, ecco, perché lo spirito del Natale non si sente il Natale. Il Natale non è un profumo, il Natale è uno stato d'animo, ecco, perché poi poeticamente si possa immaginare il profumo del Natale. Un sacco di persone, no? Si incontrano, si scambiano gli auguri, non sanno bene neanche il perché si facciano gli auguri. Lo spiegavamo durante la prima durante la prima parte, lo ribadiamo anche nella seconda, perché il video idealmente separa la prima dalla seconda parte, no? Ci si fa gli auguri perché? Perché ci viene in soccorso, auguri, perché il Dio creatore ti consegna in dono l'azione salvifica sua tramite la seconda persona della Santissima Trinità, cioè Gesù bambino, quindi il Cristo. Auguri, perché Cristo si è accorto di noi e viene a salvarci. Questo è il motivo per cui ci facciamo gli auguri. Altri motivi non ci sono, perché, perché gli auguri dovremmo formularceli in quanto in vita ogni giorno, ed ecco perché se non è Natale tutti i giorni, è Natale mai, voglia caruati. Detto questo, noi teniamo sempre la nostra attenzione puntata su quello che è il mondo azionario, no? Che si sviluppa intorno a noi. Papa Francesco ha consegnato un messaggio bellissimo col quale molti che avevano il cosiddetto sassolino nella scarpa nei confronti della curia, nei confronti degli alti ranghi della Chiesa in quanto istituzione, hanno ritenuto, ecco, di dover affossare il coltello, ecco, già nella ferita aperta da Papa Francesco, quando dice agli uomini, ecco, ai cardinali, ai pezzi grossi, siate umili e non vi pensiate immortale, no? È la prima patologia, quella più grave è la patologia del potere. E siete colpiti dall'Alzheimer che vi fa dimenticare l'origine del vostro essere uomini di Dio fra gli uomini. Ecco, e Papa Francesco svela niente di nuovo, perché non è che un cardinale, un generale cardinale di corpo d'armata sia altro che un uomo. Ecco, un uomo che non viene governato costantemente dalla riflessione nei confronti di se stesso per proiettare sugli altri il meglio di se stesso, finisce per soffrire di Alzheimer vocazionale, proprio come l'ha definito Papa Francesco, con tutto il riguardo che questa malattia porta con sé e che provoca veramente tanto dolore nelle famiglie, tanto dolore nelle persone che la soffrono in prima persona, che la accudiscono all'atere con un amore incondizionato. Un bacio veramente affettuoso a quanti soffrono in questo momento, perché poi, sai, c'è la spinta altruistica durante il periodo natalizio, che possa riproporsi costantemente giorno dopo giorno. E quindi la prima considerazione in merito a Papa Francesco, la seconda riguarda il mondo delle istituzioni. E io continuo a chiedermi se all'interno di un governo esistono i partiti, cioè a dire una proposta fatta al popolo per le linee guida che saranno poi eventualmente della maggioranza dall'attimo in cui il partito per cui si spende il proprio suffragio alla maggioranza dovesse appartenere, o all'opposizione dall'attimo in cui prende in carico il bisogno di far in modo che non ci sia
un potere esercitato in termini coercitivi verso il popolo, ma diventa l'opposizione, opposizione non per partito preso, ma opposizione in quanto tutelante gli interessi. Ecco, quindi ruoli assolutamente essenziali per la vita democratica. Io non riesco a capire come sia concepibile che esco, per esempio, dal Movimento 5 Stelle e me ne vado nel gruppo misto. Quindi all'interno della riforma elettorale dovrebbe prevedersi che se esci dal partito per il quale sei stato votato, per il quale il popolo ti ha consegnato questa rappresentanza, devi dare le dimissioni dal Parlamento. E invece no, continua ad essere ibrida e miscata questa condizione, così come per il Jobs Act, cioè l'attività che riguarda il mondo del lavoro. E a proposito del mondo del lavoro, ritorniamo su questo attualissimo argomento mettendoci subito in collegamento col segretario generale del sindacato unico dei lavoratori. Lui ci tiene a dire sindacato unico dei lavoratori, dei doveri, dei diritti e delle pene, che è Grancuzzo Palla, che grazie a Luca Achito vediamo già in collegamento. Segretario, Bene. Siamo qua, stiamo preparando, diciamo, stiamo facendo le prove generali per fare gli auguri. A proposito, dica. Posso far sentire un cigno come d'attacco alla... Come no? Alla parra che poi io faccio. Come no? Certo, è un onore, è un'anteprima. Prego. Un grande saluto a tutti quelli che sono potuti venire a fare nel convedimento qua. Un saluto a chi ne sta fermo, un saluto a chi ne si muova. Un saluto a chi ne si yoga, un saluto a chi ne si nica te pupa, yoga te pupa. Ma dicita mia, cari amici sindacati in CGN e Gil e Bill, vi voglio fare una domanda. A dove cazzo erate quando non era garantita nei posti di lavoro la sanità e la sicurezza per i lavoratori, ma pure per le case che ci stavano in due? No? A dove erate quando alla Marrone, a dove erate quando all'Itar Sider, a dove erate quando alla Montedison, a dove erate quando gli operai da venire allo Cancaro e morivano con musche? A dove erati? Allora è facile a fare sindacato. Bonenne se ne aiuta in pensione e piglia 8.500 euro un mese. Che cazzo ci vuoi a fare sindacato? Ecco, non per essere contrario a voi, cari dell'arcio sindacato, però il sindacato deve essere uno e deve consegnare prima il dovere, poi il dovere alla collettività, il diritto al singolo lavoratore, e poi arrivano per la collettività e per singolo lavoratore i delle pene. Perché il sindacato, ve lo voglio ricordare, è dei doveri, dei diritti e delle pene. Che dire, è una monade, quando lei va a braccio è veramente esaltante, ecco, dico la verità, qualche volta un po' triviale, come direbbe una bella mia. Io quando mi faccio pigliare una volta è parlato di giorni senza vive una goccia d'acqua, che me ne potevo ricoverare, me ne potevo fare i frebbo proprio per lo ripiglio. Ma vuoi dire anche una cosa, che Arteruzzo? Sì, segretario Pallavalla, lei parla dei posti di lavoro, no? Dovrebbe esserci la preoccupazione per quelli che lavorano e per renderli efficienti questi posti di lavoro, perché che pensiamo ad altri posti di lavoro inefficienti, cioè uno deve lavorare. Una cosa, Artero, tu ne... Sì, proprio dentro e ti sono cacciature, perché? Perché il problema, te vuoi il problema davanti, o vedi che ti svolazza davanti, pom, una palla, infatti, e lo curchi. Tu hai centrato un problema, bello mio, perché il posto di lavoro è per chi ne te ne guia a lavorare. Ma nella sciagrante maggioranza è quelli che hanno passato la vita d'oro senza fare una minchia, cosa dice? Nulla facente.
nulla facenza. Nella nulla facenza. Quelli che hanno passato la vita nella nulla. Va, valli convince tu allora. Quindi allora, diciamoci la verità, all'Italia non ci vogliono posti di lavoro, ci vogliono misate di mantenimento, ci vuole il cosiddetto reddito di italianità. Cioè tu sei italiano, non tieni qui e fa niente, io te pago. Ma il problema è dove si viene a trovare le coperture economiche per fare questa cosa. Fatto. Per quelli che non tenano proprio qui e faticare. Per quelli che invece vengono faticano, allora che ti succede? Che siccome non tengono d'allenamento al lavoramento, si ne vengono in ferie. E che parta subito, tap, e ferie. Quindi si ricogliono delle ferie, c'è la cosiddetta sindrome delle dopo delle ferie, quindi si mettono in malattia e allora passano dalla ferie alla malattia, dalla malattia alla ferie, che praticamente chi li 4 o 5 che ti rimangono a faticare se fanno un cuo a 4 guarre e l'altro diciamo hanno impegni su impegnetti diversamente. Segretario generale Granguzzo Pallapalla, ci dica qualcosa sulla crisi proprio che vive il Natale, il periodo che attraversiamo. Un augurio pure. Io l'unica cosa che posso dire proprio nell'aberto e me l'aberto nel di dentro, non è una cosa che dica in maniera giusto PD o cosa dice una volta PDL, dico per chi ha sento, è che si sono basciati i consumi e i consumi si sono basciati perché gli italiani spennano, tenano paura e spennano. E l'euro su tenano più presto risparmiano che non spennano, dice succede alcuna cosa, non si a me, alcuna cosa, non si a me, alcuna cosa, che la vita nostra è sempre stata questa maniera. Tu per esempio tu spieghi per chi c'è adesso sempre un cazzo e pigiama nuovo già a casa, dici non si a me ti ricoverano tu giovane, a me gli incarna nuova, meglio usata, casi e va all'ospitale da giovane. No, abbiamo avuto sempre questo atteggiamento, cosa dice? Della prevenzione, siamo sempre stati dei prevenuti, ecco. Prevenuti. E quindi. In questo risparmio io cosa auguro a tutti i risparmiatori quando arriva ovviamente c'è casa di tutti quanti di italiani dello Stato che te piglia pure i risparmi che tiene su tu mattone, te scoppo a tutti i mattoni e te trova il tesoretto oppure te mette una tassa sui soldi risparmiati a cosiddetto un attendum. E a proposito voglio dire che c'è su due tipi un attendum, c'è l'un attendum verde e l'un attendum rosa. L'un attendum verde è orave, l'un attendum rosa invece serve per i lavaggi intimistici, proprio quelli che non ti senti a coscienza, non so, a coscienza bruscata e hai bisogno di una davanta tenitiva per la coscienza. C'è la tassa un attentum rosa, o ben brugliate, perché certi che hanno fatto, se hanno vivuto un attentum rosa, e l'hanno pigliata ancora. Va bene, adesso sono venuti tutti i piwi, adesso spuntato un pube su Tunis, diciamo. E quindi un buon Natale a tutti quanti della famiglia, segretario. E a quelli che ne conoscono e a quelli che se vanno a scrivere allo sindacato. Auguri. Statevi bene a tutti. Santo Natale, segretario, Santo a lei e a tutti i sindacati che ci sono per lo mondo tutto. Luca, quanto abbiamo ancora a disposizione? I saluti. Gli auguri, e allora grazie a Luca Chito, veramente un santo Natale, lo ribadisco per te, per tutti gli amici di Tele Europa Network, per la redazione giornalistica, per la produzione, per gli editori, davvero per tutti quanti, non entro nella specifica dei nomi per evitare dimenticanze. Buon Natale per te caro Alter, anche per te buon Natale, per tutta grazie la tua ricambio per tutta la razza nostra. E volevo concludere pensando ai Marò e pensando a che Natale trascorreranno per il terzo anno consecutivo
questi uomini che non si capisce se siano dei delinquenti comuni o viceversa si trovavano sulla nave rappresentante l'Italia all'interno di un consorzio di forze di pace e non si riesce veramente a sbloccare questa situazione. Un saluto e un augurio di buon Natale perché si possa trovare soluzione non solo a questo problema, ma a tutti i problemi che affliggono la nostra umanità, tanto afflitta da problemi che a un certo punto il Dio creatore ci ha fatto questo regalo di Gesù bambino che si avventa letteralmente sulle nostre debolezze, sulle nostre dipendenze mortali e ci consegna una speranza e un sorriso. Veramente il tempo è tiranno, tiranno, tiranno. È finito.